Dal 21 al 23 giugno il comune di Caltanissetta con l'assessorato al turismo retto da Ilaria Insisa, in collaborazione con l'assessorato sport, turismo e spettacolo della regione Sicilia, prenderà parte alla terza edizione della Borsa del Turismo Religioso Internazionale che si tiene a Roma. La manifestazione chiama a raccolta i più importanti esponenti del mondo ricettivo, tour operator e agenzie di viaggio, associazioni, realtà religiose, compagnie di mobilità e servizi turistici che si occupano di turismo religioso, culturale e artistico. Il turismo religioso è fenomeno in continua evoluzione. Nel biennio 2014-15 in Sicilia è aumentato del 52%, fonte Regione Sicilia. A rappresentare la città e il suo territorio e promuoverne l'offerta, oltre al sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo, che è presente a Roma durante l'evento, saranno due soci della rete museale, culturale e ambientale del Centro Sicilia, Alice Bifarella e Michele Mendolia Calella, che con professionalità e competenza incontreranno e accoglieranno visitatori, giornalisti e buyers. La presenza di personale altamente qualificato che conosca le lingue straniere in modo approfondito il patrimonio artistico e culturale del territorio nisseno è il presupposto imprescindibile che la partecipazione alla borsa possa tradursi in reali e concrete occasioni di dialogo e promozione turistica di Caltanissetta con i buyers italiani ed esteri presenti durante il workshop in programma. Seguendo una precisa strategia di marketing, loro compito sarà anche quello di individuare e selezionare tra gli operatori e i giornalisti presenti quelli che, avendo mostrato interesse nei confronti dell'offerta presentata, potranno essere successivamente contattati e invitati a prendere parte a degli educational tour promossi dall'assessorato al turismo del comune di Caltanissetta, allo scopo di far conoscere e fare esperienza della destinazione presentata alla borsa. Tanto più l'esperienza sarà coinvolgente, tanto più gli operatori stessi sapranno trasmettere successivamente ai clienti finali il prodotto insieme ai richiami attrattivi specifici dell'offerta. Ma quale sarà l'offerta religiosa, artistica e culturale che verrà promossa? Innanzitutto la promozione della Settimana Santa di Caltanissetta, che tra gli eventi e gli itinerari religiosi è certamente uno dei più importanti in Sicilia. Ma la città custodisce anche un inestimabile patrimonio ecclesiastico che verrà presentato come meta di cammini sacri che riguardano sia Caltanissetta che i centri urbani limitrofi. Un focus speciale sarà dedicato al Museo Diocesano di Arte Sacra e alle Vare del Biancardi. A partire da Caltanissetta è inoltre possibile raggiungere santuari minori, veri e propri scrigni di culto e tradizione, nicchie di devozione che sono riusciti a resistere al turismo di massa. Tra questi santuari spiccano quello del Santissimo Crocifisso del Bilici a Marianopoli, di San Paolino a Sutera, di San Michele a Caltanissetta e della Madonna del Carmelo a Delia. Caltanissetta, facendo rete col territorio circostante, diventa una destinazione appetibile per un certo tipo di domanda, sicuramente di nicchia, ma che, giustamente modulato, riesce a collegarsi con i più famosi attrattori turistici dell'isola, ricordando che da Caltanissetta possiamo raggiungere le località turistiche più rinomate della Sicilia in 2 ore circa.